Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Che veramente è la più, dovrebbe essere la più semplice, forse anche la più complessa. Allora, chi è Diego, ma soprattutto chi sono i Favola? Ok. Io sono Diego Mora e sono un produttore musicale, produco musica elettronica, ma comunque ho avuto anche esperienze negli altri generi musicali, tra cui anche pop, rap, o soundtrack televisive. I Favola invece sono un duo musicale che produce future pop, che è un genere comunque non nuovo in Italia, ed è praticamente la future pop, è praticamente la musica elettronica mischiata con la musica classica, dove c'è molto l'uso del vocal chop. Il vocal chop è praticamente, per creare le melodie usiamo le nostre voci e le andiamo a choppare, le andiamo a modificare creando armonia. Come nascono i Favola, ma soprattutto come nasce il nome di Favola? Allora, i Favola nascono a Londra 2 anni fa e ho conosciuto Ricky quando ero in università, perché facevamo la stessa università ed eravamo gli unici italiani, e quindi un giorno gli ho chiesto, cioè avevano unite le due classi, e l'ho salutato perché ho sentito il nome italiano, Riccardo, ho detto forse questo è italiano. Allora abbiamo iniziato a parlare, poi andando avanti, facendo anche progetti da singoli, abbiamo deciso di aprire questo gruppo. E il nome Favola ha un concetto, ha un grande significato, cioè molto lungo da spiegare, però in breve praticamente che comunque ognuno può vivere la propria favola, che nessuno ti può, come si può dire, nessuno ti può obbligare a non fare qualcosa che tu ami fare. In poche parole, questo diciamo è il concetto. A questo punto parliamo un pochettino del nuovo brano. Quando nasce questo nuovo brano, da che cosa è stato tratta l'ispirazione? Poi soprattutto il titolo, Io e te. Allora, i primi due singoli, cioè Io più te, che è l'ultimo uscito, ma anche Manchi, sono comunque due brani che comunque sono stati creati durante la pandemia, quindi si concentrano molto sulla mancanza di sentimento, di affetto, perché siamo stati molto rinchiusi in casa e quindi comunque non abbiamo più avuto questo affetto, questo amore che c'era prima, sia d'amicizia che di relazioni. E quindi diciamo le canzoni sono concentrate sulla mancanza di amore e di sentimento. Questo è, diciamo, il concetto, ed è per quello che le abbiamo scritte, proprio perché c'era questa mancanza di sentimento. Come siete cambiati a questo punto, durante, visto che c'è stata e c'è ancora il problema della pandemia, perché in realtà non è del tutto finita, non è finita. Come vi siete cambiati a livello di pensiero e soprattutto a livello grafico, scrittura? Ci sono stati tanti cambiamenti, ma anche, ad esempio, ho avuto anche molti problemi, ma non solo io, ma molte persone anche problemi psicologici, cioè di ansia, attacchi di panico, perché comunque ti ritrovi in una situazione in cui dici, ma che cosa sta succedendo intorno a me, che cosa... Siamo soli, è stata strana come sensazione, però sono cambiate tante cose. Anche solo il fatto che prima io uscivo molto di più rispetto adesso, che comunque è tutto via telefono, è tutto via virtuale, quindi non è proprio la stessa cosa. Cioè, virtualmente tu puoi comunque parlare, ma non puoi provare le stesse sensazioni che provi quando sei dal vivo, diciamola così. Quindi comunque sono cambiate tante cose, anche tipo quando, non so, esco o incontro dei miei amici,
mi rendo conto che quelle cose che prima forse non ritenevo importanti, anche solo un semplice gesto, una semplice frase che prima era normale, ora non so, ti rendi conto del significato che hanno, mettiamola così. E che emozioni provi quando salendo sul palco ti trovi, perché adesso non si suona, o almeno si Ora cerca di no. ripartire, però qua, Sì. la sensazione che provi quando c'hai davanti le persone che ti stanno ascoltando e inizialmente forse sono silenziose, anche quel silenzio parla, ma poi si emozionano, cantano, ballano, saltano. Che sensazioni provi quando vedi queste cose? Ma guarda, io più che altro faccio musica, ma anche i Favola fanno musica proprio per il fatto perché noi vogliamo capire le emozioni delle persone, che cosa vuole una persona realmente, che cosa prova. È la cosa che penso tutti gli artisti, ma tutti gli artisti, che non riusciremo mai a capire noi, è che quando facciamo musica non riusciamo a sentire quello che prova la persona che ci ascolta, ed è quello che qualsiasi artista vorrebbe riuscire a provare con la sua propria musica. Infatti, la maggior parte degli artisti odiano le proprie canzoni. Quando le finiscono, perché forse o l'hanno ascoltato troppe volte, perché comunque non è lo stesso, perché l'hai creata tu, quindi non è la stessa sensazione che tu ti metti nella situazione della persona che l'ascolta, mettiamola così. Però comunque sì, quello che noi vogliamo è che comunque regalare emozioni, perché la musica è emozioni, è regalare delle emozioni, questa è la cosa. Quindi io spero che ripartano con i concerti. Poi ci sono stati tanti, soprattutto noi artisti siamo poco tutelati in Italia sotto il punto di vista concerti. Non hanno dato molto spazio agli artisti musicali, mettiamola così. Quindi boh, c'è un po', è un po', spero che comunque la situazione migliori. Però l'importante che penso che l'importante, soprattutto in questo periodo, la gente ha bisogno di musica. Quindi è giusto che noi, il nostro, per me, il compito di noi artisti è rilasciare il più possibile, perché comunque possiamo regalare emozioni. Anche da casa non è la stessa cosa che un concerto e live sono tutta un'altra cosa, ovviamente. Provi molte più emozioni, molto più forti, però almeno soltanto fare il gesto di regalare un'emozione. Anche con un semplice, ormai non ci sono più vinili in più CD, però almeno anche con un semplice file MP3 WAV, dai tanto, perché provano, gli permetti alle persone di distrarsi un po', di entrare in un loro mondo e distrarsi un po' da quella che è la situazione oggi. Comunque i vinili stanno ritornando in auge, quindi Sì, adesso sì, un po' anche sì. l'audiocassette stanno ritornando in auge, perché non solo in Italia ma anche in America ci sono Sì, molti sì. artisti che riescono a vendere anche i registratori portatili insieme all'audiocassetta, quindi stanno tornando in auge. C'è un artista in cui ti sei ispirato o comunque ti ha dato quella emozione in più, che ti ha dato lo stimolo in più per fare musica? Sì, quando io ho iniziato a fare musica quando avevo 11 anni, perché sono stato, diciamo, vabbè, a parte l'adozione, ma poi sono stato bullizzato proprio per il fatto dell'adozione, ho avuto un po' di problemi, non ero una persona molto sociale, ero comunque, penso, molto artista perché avevo sempre voglia di creare, quindi disegnavo, facevo tante cose, ma quando avevo 11 anni ho iniziato tipo a giocare a tennis e nel circolo lì del tennis c'era un ragazzo che è venuto da me e mi ha detto: guarda, sto ascoltando quest'artista, e quest'artista era Sonny Moore in arte Skrillex, che è una delle persone che ha rivoluzionato la musica elettronica, l'EDM, l'Electronic Dance Music, l'ha rivoluzionata creando nuove strutture, nuovi sound. Ha rivoluzionato praticamente la musica elettronica in quel periodo. Infatti, dal 2009 fino al 2014, soprattutto il 2012, la musica elettronica andava tantissimo, soprattutto anche in Italia, e anche la dubstep andava, di cui c'era Skrillex. E grazie a lui, diciamo, ho iniziato a dire: voglio anch'io fare musica, voglio anch'io provare a fare questi suoni strani, che alla fine era sound design, poche parole, con wavetable, tutto in digitale, con VST, plugins.
usando Digital Audio Workstation, che sono i programmi musicali, ho detto: ma come si fa? Come si fa? Ho fatto ricerche, e quindi fin da bambino, fino a 11 anni, è stata la mia distrazione che mi ha fatto entrare in questo mondo dicendo: io posso creare qualcosa, anche se non è per gli altri, ma lo posso creare per me, perché sto nella mia stanza. Poi dal 2010 comunque non c'era neanche quasi più bisogno di avere uno studio, ormai abbiamo le schede audio, abbiamo un computer, abbiamo comprati dei monitor, puoi far tutto ormai, non ti serve più uno studio. Ed è quello che, diciamo, Skrillex ha fatto, ha rivoluzionato insieme anche a molti altri produttori. E ho iniziato piano piano a studiare la musica elettronica, come usare i DAW, gli DST, e mi ha permesso di crearmi un mondo, cioè di stare nel mio mondo e forse con quelle anche semplici melodie, qualcosa, riuscire a far capire chi sono e forse cambiare anche la mentalità di certe persone, del fatto che non lo so se deve essere tutti uguali o se non sei così o se non sei cos'ha. Il fatto che un genere musicale potrebbe essere anche per tutti. Infatti, nel caso di Skrillex ha vinto un Grammy Awards e anche un Billboard con una canzone dubstep, perché chi se lo sarebbe mai aspettato, che comunque la dubstep non è che l'ascolta il mondo intero. Però è riuscito a rendere questo genere, l'ha rivoluzionato, l'ha reso un pochino molto più open stream, all'ascolto di tutti, senza un limite di età. E poi ha rivoluzionato anche il fatto dei ragazzi, perché i tempi anche nei teen pop 2000, negli anni 2000 c'era, non so, i ragazzi iniziavano a fare musica con il pop punk, c'era cioè il Blink, ognuno aveva la propria band, e invece Skrillex ha reso il fatto che dal 2009-2010 i ragazzi potevano nella loro stanza fare la musica, avevano il computer e scrivevano la loro musica. Stessa cosa, cioè è stato, diciamo, ma non solo per me, Sonny Moore, è stato, diciamo, il lancio di anche molti ragazzi con cui ho parlato, che ovviamente stanno nel campo della musica elettronica, hanno iniziato a fare musica grazie a lui, perché ha cambiato le regole, ha cambiato i giochi. Ma come ai tempi anche negli anni 70 o in altri anni c'era Phil Collins, che ha portato tanti ragazzi a suonare la batteria, o Peter Gabriel, che ha portato tanti ragazzi anche a cantare, come tante band, o i Queen, che ancora tuttora vedo nella mia università ci sono ragazzi che si creano le band e vogliono cercare di imitarli o comunque fare ciò che loro hanno fatto. Poi ovviamente non sto dicendo dobbiamo copiare un artista, però puoi prendere spunto, poi ti ha dato, diciamo, quella forza, quella spinta, per forse liberarti di una paura e dirti: guarda, c'è questo mondo, creati il tuo mondo e fai vedere alla gente, esprimiti con le persone a tuo modo. Ovvio, c'è chi si esprime con una semplice chitarra, cioè io mi esprimo con il sound design, che comunque può dare comunque emozioni. L'importante è che dia emozioni e dia qualcosa, perché comunque la musica. Nella musica non ci sono regole, perché ci sono molti, soprattutto in Italia, dicono: ma l'elettronica la sanno fare tutti, loop, non è così. La musica è emozioni, puoi anche soltanto, non so, usare un fischio, lo picci al computer, crei un suono nuovo, originale, ma che dà delle emozioni, hai vinto. Nel senso, come le chitarre hanno un suono, anche i computer ce l'hanno. Il computer è uno strumento musicale. Per molti non lo è, ma il computer per me è uno strumento. Come la voce è uno strumento musicale. Qualsiasi cosa può essere uno strumento musicale, se lo sai usare ovviamente nel modo giusto e riesci a creare emozioni. Questo è quello che io penso della musica. Non penso che si deve essere Beethoven, si deve essere Freddie Mercury, si deve essere tantissimi artisti, ognuno è l'artista che è. Chi suona la chitarra, suona la chitarra, chi usa i do, chi vuole cantare, canta, ma l'importante è che si esprimano le proprie emozioni, perché comunque, e in più non si deve giudicare, perché ok, puoi prendere anche, non lo so, faccio un esempio, Eric Clapton. Ovvio che è un dio della chitarra, chi sa suonare la chitarra dio, però vai, faccio un nome strano che sicuramente non conoscerai, vai da Virtual Riot, ti fa un sound design della Madonna. Però quella persona che giudica tanto, prova a farlo tu,
Stessa cosa su una persona che suona la chitarra, prova te a suonare la chitarra così, ci vogliono anni, anni, anni di lavoro anche su un computer. Io comunque produco da 11 anni e non è, ci è voluto tanto, ore davanti a un computer in più anche a livello psicologico e fisico. Ma questo in qualsiasi campo, in qualsiasi, che tu sia un batterista, che tu sia un DJ, che tu sia un produttore, comunque a livello psicologico sono ore e ore di lavoro. Quindi io non sono d'accordo con quelle persone che giudicano molto i produttori di musica elettronica, perché forse sanno un pochino meno di music theory, però sanno molto più di ingegneria e di sound design, che comunque al giorno d'oggi, se non ci siamo noi, sui dischi non ci vanno. Cioè, nel senso, se non c'è un ingegnere, tu con la chitarra, chi te la mixa la canzone? Chi te la registra? Chi te la masterizza? Quindi ci deve essere comunque un rispetto reciproco. A me non mi importa, però comunque una cosa che ho notato molto in Italia è questa cosa, che vabbè, in Italia si sa, giudicano molto, sono sempre lì a mettere il dito, a giudicare un po'. Invece in Inghilterra o comunque in America sono tutti aperti, non ti giudicano, tu puoi fare la musica che vuoi, ti dicono se sei bravo, sei bravo, appunto, non c'è tanto da dire. Questo è il mio pensiero sulla musica e sul cambiamento, diciamo. E la sensazione che hai provato quando effettivamente la prima volta che è uscito il tuo brano, il primo brano che hai prodotto, cioè che è finito, completato, hai detto eccolo, l'ho fatto, e poi lo dici, guarda, te lo faccio ascoltare a chi doveva farlo ascoltare. Che sensazione gli hai fatto nel passare il file? A noi siamo cresciuti con le audiocassette. Vabbè, certo. Tu gli hai detto, ecco il file, gli hai dato la pennetta, hai detto, ascolta questa canzone. Però nel passargli quella chiavetta, dire, ecco, ascoltala, che sensazione ti è? Cioè, paura, sensazione di qualcosa che, perché quello poi davanti avrebbe ascoltato la tua musica. Ma guarda, io non uso neanche più le chiavette per dirti. Quando faccio sentire una demo, ormai ho il cellulare, lo collego alle casse o comunque, o se no invio via email o invio su WhatsApp, anche se WhatsApp ha la qualità diminuisce perché WhatsApp comprime l'audio. Però sì, le prime volte, quando ero piccolo, quando inizi, non ti rendi neanche conto di tante cose. Tu pensi che la prima canzone è come se fosse, wow, ce l'ho fatta, sono riuscito a trovare l'oro colato. In verità c'è tantissima strada da fare, perché più vai avanti, più senti anche, soprattutto nel mix e nel master, senti delle differenze. È una guerra continua, penso, la vita d'artista. Infatti, se io avessi un figlio in futuro, non gli consiglierei mai di fare musica, perché è una droga che non ne esci più. Cioè, è una cosa bellissima che ti regala emozioni, però sei in una trappola, in poche parole, sei intrappolato in questa trappola e ogni volta c'è un problema che tu devi risolvere e dici: ma qui cosa ho sbagliato questa volta? Che cosa devo cambiare? Che cosa devo aggiungere? E quindi ti senti in questa trappola ogni volta e poi fai sentire alle persone, poi devi capire a chi, quali persone fai sentire, perché le persone sono tutte brave a dire: ah, bella, bravo, sì, e poi sono dietro che ti pullano, cioè ti ammazzano, poi parlano, o ti sparlano dietro. Dipende. Io alcune volte faccio sentire dei miei amici o produttori che conosco, di cui mi posso fidare, mi dicono: guarda, togli un po' di frequenze qui nei bassi, se no cambia questo, questo. Ma è anche molto psicologico, perché noi artisti di tutti i generi, da, non lo so, Hans Zimmer, James Newton Howard, anche compositori per film, noi studiamo la psicologia delle persone, siamo anche psicologi, perché comunque tu devi capire che cosa prova quella persona quando metti quel determinato strumento, quando fai quella determinata break, se strutturi così la canzone, se è meglio iniziare con un intro, iniziare con un verso, iniziare con un drop, con un ritornello. Anche queste piccole cose
fanno cambiare la mentalità, già l'ascoltatore, la sensazione. Quindi comunque sì, le prime volte mi sentivo come wow, poi vado avanti e non sono mai felice. Cioè, raramente finisco di masterizzare la canzone e dico ok, mi piace. Dopo una settimana, non lo so. Questo per me è una cosa che non sono l'unico, perché ho già sentito anche molti altri artisti che hanno avuto questo problema. Ed è un problema psicologico, per quello che anche prima dicevo, che comunque è un lavoro duro sia fisicamente, perché stai davanti ore al computer, ma anche sia psicologicamente. In più, a Londra la musica è vista anche come un lavoro, perché comunque la possibilità c'è, però è un lavoro più da libero professionista. Quindi comunque però è vista come un lavoro. In Italia non è vista molto come un lavoro, o diventi famoso, o se no. Io ho provato a trovare lavoro da produttore in Italia, nessuno posto, non ci sono neanche aziende, non ci sono cioè zero. Riesci in Italia se sei famoso, se hai contatti o hai già lavorato con certi artisti, ma in Inghilterra invece sì, puoi inviare curriculum e ti mettono a lavorare come produttore, come giusto, perché la musica è un lavoro anche. Da questa è un'altra cosa che mi dà molto fastidio, perché vedono molte persone, vedono il lavoro d'artista o il lavoro artistico di creazione di qualcosa molto come, diciamo, un gioco, un hobby o preso molto come uno sport, diciamo, ma non è così. Solo soltanto se fai il botto. È un po' sbagliato come concetto, sinceramente. Quindi comunque in Italia, da quello che ho visto, che te lo devi creare te se vuoi fare il produttore. Ed è quello un problema, non è giusto, perché comunque c'è tanta gente che poverina deve fare quattro lavori. Ne ho sentiti tanti che devono fare, non so, il barista, il ristorante, poi producono e provano sperando che gli entra qualcosa di diritti d'autore o provano qualcosa, vengono pagati, ma è sempre comunque libero professionista. Invece qua a Londra già sono più aperti, ci sono anche le scuole, io sono diplomato, laureato, scuola di produzione musicale, quindi comunque qui supportano, diciamo, i musicisti, li supportano molto 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 di più. Ci puoi trovare il lavoro che mensilmente vieni pagato e fai il produttore, che comunque è il sogno di molti ragazzi, soprattutto in Italia. I ragazzi fanno musica, sarebbe qualcosa di stupendo. Ovvio, è difficile, perché comunque il nostro mondo è un mondo molto difficile, però almeno in alcuni posti del mondo sono un pochino più aperti e più cordiali, diciamo. Allora, l'ultima domanda. C'è qualche artista che ti piacerebbe fare una collaborazione in particolare o salire sul palco con lui a suonare? Ma sinceramente al momento ci sono sia me che i Favole, sono arrivate una marea di richieste di collaborazioni perché dicono che usiamo nuovi sound, perché la fortuna che abbiamo avuto è che stando a Londra abbiamo conosciuto tanti artisti, siamo stati in tanti studi importanti, tra cui Metropolis, l'Abbey Road Studio, e ci hanno insegnato nuove tecniche, abbiamo imparato tante cose che vorremmo esportare in Italia, che comunque il mio sogno in primis è rivoluzionare anche la musica in Italia, aiutare a ritornare in Italia, aiutare, come stanno facendo già tantissimi in Italia, aiutare e dire guardate, ci sono questi nuovi sound, potremmo creare anche noi qualcosa di nuovo, che restare lì sempre sulle solite cose. Ci sono cose che molte persone non sanno, che sono anche adesso con il Dolby Atmos, che è il suono a 360 gradi, puoi fare delle cose stupende, sperimentazioni stupende. E io comunque collaborazioni con un artista famoso, ma tu intendi italiano o internazionale? Indifferenti. Allora, italiano. Ho sempre voluto un pochino provare a collaborare con Johnny Scandal perché la nostra storia è molto simile. Perché anche lui è stato adottato, il nostro retrostoria è un po' simile. Quindi volevo anche conoscerlo dal vivo sotto il punto di vista artistico. E poi comunque
i testi mi piacciono anche come timbro vocale. E poi invece come cantanti, vabbè, una cosa che avevo pensato è fare una collaborazione con i Maneskin, ma non penso perché mi piacerebbe unire, che l'hanno fatto già in America, unire il rock con l'elettronica. Per me uscirebbe qualcosa di davvero bello, soprattutto con una voce rock. E poi, sì, poi vedo molte cantanti femminili che sono bravissime in Italia, sono stra sottovalutate, ne ho conosciute tantissime che adesso produco e hanno delle voci stupende, davvero, davvero, davvero brave. Invece in America non saprei, sono onesto. I prossimi progetti dei Favola. Prossimi progetti da fare, vorremmo fare un album. Che poi ci sono stati dei ritardi perché adesso abbiamo firmato con la Stardust Sony e Columbia Records, e solo che c'hanno classico delle major, ci hanno diciamo rallentato tutto il procedimento perché noi avremmo dovuto rilasciare un album adesso, cioè a settembre avremmo dovuto rilasciare l'album e abbiamo aspettato un anno per rilasciare un singolo. Per farti capire. E quindi è tutto ritardato, però comunque ci stiamo lavorando un album. Tutto qua. Vi ringrazio davvero, davvero tanto. Mi ha fatto molto piacere stare con voi e parlare ed esprimere le proprie idee. E vi mando un grossissimo bacio. Grazie ancora. Un saluto da Diego Mora di Favola e vi saluta anche Riccardo da casa e niente, grazie ancora. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Che ti scordi.